ad Amatrice, la CISL, Donna Tablet e Bambini per la didattica a distanza, l'inviata è Isabella Di Chio. L'hanno definita la Befana tardiva. Ai ragazzi di Amatrice sono stati consegnati stamane, dopo la celebrazione della messa presieduta dal Vescovo di Rieti, 26 tablet dalla CISL di Roma e del capoluogo Sabino. La motivazione fondamentale è quello di considerare i ragazzi di Amatrice il futuro di questo territorio e noi vogliamo investire sia in solidarietà sia nel fatto di non farli sentire soli. In questo sabato di marzo un dono per fare in modo che questi computer portatili possano semplificare anche la didattica a distanza. È un territorio che deve essere attenzionato per andare ricostruito, perché dobbiamo evitare che oltre alla disertificazione industriale a quello non vogliamo aggiungere una desertificazione anagrafica che sarebbe veramente terribile. Un gesto per non dimenticare questo territorio così duramente colpito. L'attenzione ai ragazzi della scuola è sicuramente una buona notizia, visto che in questo momento in particolare sono le giovani generazioni che soffrono non solo per il terremoto ma anche per il Covid. Uno strumento, un'opportunità per rimanere connessi.